Beh, ecco, volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto. Oh, indovina un po'? Sarò di ritorno a casa molto presto, evviva! Ah, non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter e di tornare dal mio amato marito. Mi manchi tanto. Ah, ora devo tornare al lavoro. Sappi che ti amo, Ethan, mi manchi molto. Ti mando un mare di baci, ti amo tanto. Ciao amore! Ethan. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma quello che posso dirti è che se troverai questo, stanne lontano. Ehi, sono Ethan. Tutto bene? Sei sparito l'altra sera? Sì, va tutto bene, però Mia non è morta, lei è viva, è tornata. L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo so, ma è tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. Forse è uno scherzo. Vuole che la raggiunga. Ma lei dov'è? Dalvey. Dalvey, Louisiana. Sono passati 3 anni. Lo so, ma se invece fosse davvero lei, voglio scoprire qualcosa in più. Questo è il posto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace. Oggi iniziamo una nuova serie, bensì con Resident Evil 7. Purtroppo in questo periodo ho avuto non pochi problemi con la mia linea internet e di conseguenza ho avuto dei ritardi per quanto riguarda le pubblicazioni dei filmati, ma non preoccupatevi che ben presto riusciremo a riniziare tutti i vari nuovi filmati, tutti i nuovi vari giochi, anche quelli che ho lasciato un po' indietro. Ok, allora vi ricordo che in descrizione di ogni mio filmato trovate la mia pagina Facebook dove mi potete contattare, ok? E naturalmente trovate anche il sito dove io vado ad acquistare tutti i giochi, ve lo consiglio perché i prezzi sono molto ma molto convenienti in confronto all'acquistarli tramite Steam. Ok, giochiamo su piattaforma PC e lo sto andando a giocare con tastiera e mouse. Perfetto, detto questo, non perdiamoci in altre ciance e proseguiamo. Ok, allora, vi consiglio di utilizzare le cuffie luci spente, visto che deve essere un horror. È molto differente dagli altri Resident Evil che erano usciti in precedenza. E vediamo un po' in cosa consiste. Spero che la serie vi possa piacere. E innanzitutto vi ringrazio per i like che andrete a lasciare. Ok, allora, trova mia, va bene. Documenti e mappa. Ok, andiamo. Questa dovrebbe essere la casetta. Vediamo un po' se possiamo insinuarci di qua. Il postino suona sempre 2 volte, ma qui non apre proprio nessuno. Vediamo se c'è un altro pertugio per insinuarci. Allora, possiamo correre, ottimo.
Qua c'è un altro veicolo abbandonato. Unisciti a noi. Vabbè. 17 proposte di progetto. Produzione a casa infestata. Vabbè. Altre cose da raccattare, non via, se non erro. Ok. Quindi direi accetta il suo dono. Insinuiamoci di qua. Tipo è sparito tipo. Ok, dobbiamo per forza seguire il sentiero. Accovacciati di qua invece. Ok, uno schifio. Va bene, andiamo per farci insinuarci qua. Allora, qua secondo me stiamo arrivando verso il retro dell'abitazione della villetta. Ok. Ah, patente di guida. Sembrerebbe proprio la sua, direi, eh. Ok, altro non via. Come ambientazione mi aggrada, devo dire, per adesso. Vediamo successivamente come sarà la nostra nuova avventura. Ok, insinuiamoci di qua. Non si vede una minchiazza. Ok, la porta si è chiusa da sola. Cazzo. Ok. Devo dire che non è proprio delle più ospitali questa casa. Questo è chiuso, quindi niente. Diamo un'occhiatina in giro, ragazzi. Vediamo l'acqua che è cara. Allora, qua cosa c'è di buono? Cazzo! Sembra uno spezzatino da quello che vedo, ragazzi. Sì. Allora, forno microonde, frigorifero qua. Andiamo qua dentro. Ok, mi sembra che non ci sia proprio nulla di commestibile per noi.
Allora, lì c'è una scala che va su. Niente. Allora, qua c'è una porta e qua c'è un'altra. Vediamo prima questa. Chiusa. Ok, questa è aperta. Foto. Ok, io sto giocando anche con le cuffie, ragazzi, quindi ve lo consiglio, così siete un po' più dentro il personaggio. Ok. Sento rumori, ragazzi. Okay. Sembrano i proprietari. Ok. Nulla da inserire lì dentro. No? Ok, quindi qua mi sembra che manca un fusibile. Che molto probabilmente, visto che qua le strade, le porte sono chiuse, potrebbe essere al piano di sopra. Ok, meno male che entra un po' di luce. Ok, slot di salvataggio. Io adesso per adesso aspetterei a salvare, ragazzi, tanto non abbiamo ancora fatto nulla di che. Mi sembrerebbe un passaggio questo, una scalinata. E qua c'è un tasto. Non funge. Ok. Allora, andiamo a provare a inserire la videocassetta all'interno del videoregistratore, vediamo un po' cosa succede. Ok. Vediamo che non si sa mai. Allora, vediamo un po'. Yes. Boo! Ma dove l'hai trovato? C'è un taglio, Pete. Ehi, lavoro coi professionisti. A proposito, controlla che l'audio funzioni. Non voglio un nuovo Mario. Ma è una storia di 2 anni fa. E non mi doppio. Quello nuovo? Non mi piace. Ancora? Non ti stupire se dovremo rimpiazzarlo. Piano B. Apriamo, filmiamo l'interno e poi parte l'intro. Come sempre, insomma. Però, di il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera su Ergatos, un altro posto del cazzo inutile. Felice? Deliziato. Ok, quindi siamo il cameraman. Ok. Siamo pronti? Cominciamo. Fatti da parte. È chiusa.
Dopo di te. Allora, perché siamo scesi all'inferno? Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? È stregata? Che cazzo? Ero un presentatore io. Sostituto, Pete. Sostituto. Cosa? Nulla. La storia, Andre? Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa e forse un delitto. Il solito. Da quanto hai detto che è abbandonato? 3 anni. Clancy, filma questo. Ottimo inserto. Quindi, questi contadinotti scompaiono. I Baker, non dei contadinotti. Jack e Margaret Baker. Gente tranquilla, non arretrata. Girano brutte voci sul figlio, Lucas. La pecora nera. Ma merda! Sapevo di dovermi mettere le altre. Oh, merda. Sono vaccinato. Comunque, è un gran bello sfondo. Andre, che dici? Andre? Andre! Andre! Ehi, Clancy, hai visto Andre? No, stavo guardando cosa c'era nel frigo da sgranocchiare. Ma non mi sembra che ci sia nulla di che. Allora, qua mi sembra che non c'è altro da raccattare. Qualche foglietto. Avvistamenti di fantasmi, ok. Ok, qua apriamo e chiudiamo, va bene. Allora, volevo cercare magari una chiave per questo cassetto qua. Vediamo un po', visto che precedentemente non l'abbiamo trovato. Oh, cazzo, non posso crederci! Non lavorerò mai più con lui. Alla fine i produttori vanno e vengono, ma un buon cameraman come te resta vicino. Skish the button, skish the button. Ok. Non skish the button. Qua non mi sembra che ci sia nulla. C'è sto filo qua. Chi arriva fin qua va su. Ok. Andiamo. Seguiamo il tipo. Quindi qua abbiamo visto che non c'è una mazza. Ok. Qua nulla, ok. Cos'è stato? Sentito? Sì. Vadi, vadi avanti lei. Andre! Dove cazzo è? Andre, dove sei? Volevo provare a chiudere la porta, ma non chiude l'uscio. Ok. Qua manca sempre un fusibile. Che diavolo? È un cazzo di scherzo. Facciamo così. Troviamo Andre e poi ce ne andiamo. Fanculo lo show. Ok. Prima tu. Ma perché? Riprendimi tipo eroe mentre scendo. Vabbè, allora vai pure. Ma guarda un po' te che roba.
Che cosa vedi? Che cos'è? Una minchiazza vedo. Ok, mi sa che quello era Cristo. Era il proprietario di casa ed era alquanto incazzato, eh? Però abbiamo visto che c'è un pertugio qua sotto. Ok, prima di andare qua io andrei a salvare. Ok, insinuiamoci nel pertugio, la chiudiamo. Stiamo attenti perché in qualsiasi caso abbiamo visto che Andre ha fatto una brutta fine, ragazzi. Ok, proviamo a scendere. Ok. Dannazione! Questa scala qui cos'era, alta 10 metri? Andiamo. Beh, chissà che guanello che c'era. Guardarsi sempre le spalle, ragazzi, andiamo a evitare che arrivi qualcosa a nostra insaputa. Andre, questo è Andre. Andre, che fai qua? Ti aspettavamo fuori, Andre. Ok. Non è affatto ospitale questo luogo. Chiudere anche la porta. Sì. Mia. I posti del mondo che ci sono, questa qui si va male, che la nostra ombra me l'ho già sperimentata. Questa qui si va proprio a infilare qua dentro. Mutata, deceduto, mutata, mutato, deceduto, deceduto, deceduta. Minchia. Apro un chiesa, ok. Ottimo, questo ci serve anche di sopra per aprire l'armadietto. Allora, prima di aprire la tipa vediamo un po' se c'è qualcosa qua. Ci può venire utile. Un lettino.
c'era dietro qualcosa qua, no? Allora, andiamo dalla tipa. Ok, indietro di sicuro non possiamo andare, la scala si è rotta. Mi sa che è un percorso obbligato. Poi saranno tutte le persone che sono morte o mutate o quant'altro, ragazzi. E dalla lista non sembrano proprio poche, eh. Mia, per fortuna sei viva. Sono io, sono Ethan. Ethan? Ethan! Ehi, stai bene? Tu non dovresti essere qui. Ma che vuoi dire? Mi hai contattato tu? No, non sono stata io. O forse... qualcuno ti ha visto entrare. Lui ti ha visto. Lui? Ma c'è qualcun altro? Che diavolo succede qui? Sta arrivando papà. Dobbiamo andarcene. Papà? Dobbiamo andarcene adesso! È un po' andata fuori la tipa, ragazzi. Dove mi porti? In un posto sicuro. Vuoi dirmi cosa sta succedendo? Ehi, ti ho creduta morta per 3 anni. 3 anni? Sei sicuro di quello che dici? Sì, direi proprio di sì. Il tempo vola, ragazza. Il tempo vola. Ma che posto è mai questo? Che ti hanno fatto? Non adesso. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Forse da questa parte. Io allungherei il passo se fossi in te. Mia, noi dobbiamo parlare. Il messaggio che hai mandato. Credimi, quella non ero io. Ma l'hai fatto. Non sono stata io. Ok, d'accordo. Ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giuro. Senti, io sento dei rumori. Mi sa che dobbiamo sbrigarci. Mia, sai dove stiamo andando? Qui la famiglia mi passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. Lì. È proprio lì. È questa. Ricordo la stanza. C'è un'altra porta. Ne sono sicura. Non c'è più. È sparita! È sparita! Che cazzo urli? Saremo una famiglia. Ora che tu sei qui. Sono sicura che ci sia un'altra porta. Mia. Dobbiamo uscire da qui. Non muoverti, ok? Io do un'occhiata. Ok. Stai lì, eh? Stai lì. Hai già fatto la cazzona per 3 anni. No, no, lasciami stare! Mia! Cazzo cazzo, lo sapevo. Questo cos'è? Bamborino. Ok. Non
Sapevo che andava a farsi inchiappettare, non dovevamo lasciarlo lì da solo. Ok. Zitti zitti ragazzi. Pure il temporale ci mancava. Per forza andare di qua. Mappa della casa, ottimo. Noi siamo qua. Qua c'è il bagno, ho detto anche cesso. Ok. Soggiorno, entrata del retro, quindi la cucina, ok. Quindi ci divide solo questa porta del soggiorno, dove eravamo prima. Qua c'è il cassetto chiuso e qua c'è il passaggio segreto che abbiamo aperto precedentemente. Ok. Soluzione medica. Soluzione medica, occhio. Anche che tempo. Minchiazza che bus. Che pareva, oh, che era chiuso. Cazzo bussano. Basta, non bussano più. Perfetto, si è chiusa anche la porta, ottimo ragazzi. Mi sento rumori non troppo. Minchia. No. No, 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 no. Aia. Oh, incartala. Aspetta, aspetta. Oh, ma basta. Piantagli un destro. Piantagli un destro. Dai, piantagli un destro. Cazzo. Riesco a sentirla. Io riesco a sentirla lottare dentro al mio corpo. Vattene via. Lasciami stare. È giusto. Sono stata cattiva. Che ti hanno fatto, Mia? Minchia. Io sinceramente non andrei a rianimare, ragazzi. Non lo so. Però proprio dobbiamo utilizzare la soluzione. Ecco. Vattene! Oh, incartala, incartala, incartala. Senza pietà.
Vai, vai, destra, sinistra, così, così che ti voglio, incazzato. Ok. Altro da raccogliere qua. Telefono, telefono, ragazzi. Qua una minchiazza. Sì, un attimo, un attimo. Un attimo di pazienza che arriviamo. Niente, la tipa rimane lì, eh? Non ci fa più raccattare né il macete né lascia. Chi sei? E che cazzo succede? Mi chiamo Zoe. Forse puoi uscire dall'attico. Attico. Adesso vai. Subito. No, adesso c'è da far accattare l'ascia. Ok. Qua altro. Cassetto, niente, abbiamo visto che non c'è una minchiazza. E qua anche. Ok. Beh, meno male che siamo armati, ragazzi. Qua. Accesso, abbiamo raccolto già tutto. Ok, proseguiamo. La tipa non c'è più. Ok, allora io direi che se riusciamo, direi di andare su a salvare, se ci fa salvare. Vediamo un po', vediamo un po'. Ok, sì, yes. Va bene, amici, io direi che il nostro primo episodio con Resident Evil termina qui. Spero che la nostra nuova avventura vi stia piacendo. Nel caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.